avete assistito a questa due giorni di confassionistica a Chianciano, che cosa vi è sembrato, che cosa avete trovato interessante, che cosa vi è sembrato ridondante eventualmente e con quale bagaglio andrete poi a casa e porterete da questi due giorni? Allora, buongiorno. Questi due giorni sono stati interessantissimi. Non c'è stato niente di ridondante perché ogni intervento è stato interessante, ha portato nuove idee alla nostra già fervida organizzazione. Abbiamo capito tante nuove cose a proposito dei progetti, mi riferisco in particolare all'intervento del dottor Alemanno, l'intervento del dottor Marra, della dottoressa Bonucci, se non sbaglio si chiama. Ci siamo chiariti parecchio le idee per quanto riguarda sia la parte fiscale che la parte organizzativa e in più abbiamo delle idee per andare avanti, quindi anche adesso la chiacchierata che abbiamo appena fatto ci aiuta per la progettualità, non dico del 2023 che più o meno è già impostata, ma nel 2024 penso che potremo iniziare nuove tra virgolette avventure, per avventure intendo progetti. E ci stiamo chiarendo le idee, stiamo facendo anche domande per capire esattamente fin dove possiamo arrivare, fin dove possiamo spingerci, anche perché noi qui ci sembra di aver capito che siamo gli unici che si occupano di estetica avanzata, cioè di benessere dato dai trattamenti estetici con i vari prodotti. Emozionale. A livello emozionale. A livello emozionale, cioè l'estetica non è più l'estetica di base, ma è un'estetica che mira al benessere soprattutto e anticipa il malessere della persona, perché le donne, e soprattutto vicino alla menopausa, hanno difficoltà ad accettare determinate trasformazioni con un nome. Metodo certo. Grazie. Grazie a voi. Vuoi aggiungere qualcosa? Io voglio aggiungere solamente che da domani c'è tanto lavoro da fare, siamo piene di idee e non vediamo l'ora di metterle in pratica. Esatto. E allora buon lavoro. Grazie. Grazie. Sono una docente della Punta della Sfera, un'associazione APS, noi siamo insegnanti di Shiatsu, di Unified Vision e Shiatsu per gli animali. E siamo, diciamo, oramai da 3 anni facciamo parte dell'ASI, e ne siamo orgogliosi e siamo, insomma, contente di tutto quello che stanno facendo. È stato risolutivo anche, diciamo, quello che abbiamo visto in questi due giorni, le proposte che si stanno, insomma, portando avanti, e soprattutto per far sì che veniamo riconosciuti come categoria, come professione in qualche modo, no? Per non essere lasciati nel dimenticatoio, anche perché facciamo una formazione, diciamo, anche lunga, faticosa, e comunque cerchiamo di dare benessere alle persone oltre che a noi stessi, chiaramente praticando. Ecco, e quindi come sempre io ringrazio Ida Ermanno e sono sempre molto disponibili con noi anche nelle domande che gli poniamo, perché chiaramente è un mondo abbastanza vasto e soprattutto dal punto di vista amministrativo anche complicato, ecco, quindi abbiamo bisogno di questo. Grazie. Quindi non è la prima volta che venite? No, assolutamente no, per me è il secondo convegno, cioè quello prima della pandemia e poi questo, sì. Molto bene, grazie. Grazie, grazie. Grazie. Sono una docente che fa parte della scuola La Punta della Sfera, nello specifico sono la docente di un corso di Shiatsu per animali, nello specifico cani, gatti e cavalli. E sono molto contenta di aver partecipato a questo convegno, è il mio primo convegno a cui faccio parte ed è stato molto istruttivo soprattutto per la parte che riguarda il terzo settore, che è in via di sviluppo e spero che si sviluppi sempre di più. Soprattutto la cosa che mi interessa di più è la formazione, perché noi ci differenziamo appunto dagli altri proprio perché dobbiamo essere professionali ed essere sicuri e certi nelle cose in cui crediamo e in che insegniamo.
e quindi questa cosa è molto fondamentale per me. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Io sono il presidente dei Giardini dell'Est APS Milano e anche docente del corso Cubido Arma, una meravigliosa disciplina che arriva dall'Oriente per il benessere esteriore e soprattutto interiore. Sono veramente contenta di aver partecipato a questo convegno di Chianciano perché mi ha chiarito alcune modalità dell'associazionismo in Italia e soprattutto l'importanza della formazione qualificata e della professionalità di noi operatori nel mondo del terzo settore. E quindi invito tutti sempre a informarsi dove effettuano formazione e con quali operatori, a quali operatori si affidano. Ecco. Grazie. Grazie a lei. Sono Maria Paola Casali, vicepresidente di Kinesia, associazione dei kinesiologi professionisti italiani. Benissimo, Maria Paola, che cosa ti è sembrata di questi due giorni a Chianciano con Confassolistica? Allora, la sensazione è che nonostante i temi parecchio tosti, diciamo, di tipo amministrativo, legislativo, normativo, la sensazione generale è quella di una grossa solidità che ci rassicura anche nella tutela del nostro lavoro, nei confronti dei nostri collaboratori, nei confronti dei clienti, e mi dà ancora l'entusiasmo di continuare anche a rompere le scatole ai nostri soci con gli aspetti, con questi aspetti più burocratici che in genere sono sempre molto boicottati, insomma, visti in secondo piano. Invece la sensazione è stata di una struttura dietro molto solida, Idermanno sempre estremamente disponibili e capaci di creare una rete. Grazie. Una battuta? Sono Fabio, presidente di Kinesia, associazione di professionisti kinesiologi italiani. Abbiamo avuto la prova dell'ennesima della solidità che sta dietro ad ASI, Confassolistiche e al lavoro che stanno portando avanti, spianandosi la strada per poi mettere in campo i nostri aspetti culturali, tecnici e di sviluppo delle nostre professioni e delle nostre attività. Sviluppo e non solo crescita, perché sviluppo sono i numeri, crescita sono i numeri e sviluppo sono tutti gli aspetti che poi ci competono. Grazie. Grazie.